Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 24 gennaio, giovedì. Vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali. Beh, il titolo che ancora oggi campeggia su tutti i giornali riguarda lo scontro tra Italia e Francia. Vedete, qua bisogna stare molto tranquilli sulla vicenda perché i titoli dei giornali sono tutti del tono del Corriere della Sera, cioè Conte sfida la Francia. Che cosa avrebbe detto Conte alla Francia? Avrebbe detto che il seggio permanente all'ONU, alla Commissione che è a rotazione e che oggi è della Francia, che oggi vorrebbe la Francia dare alla Germania, e secondo Conte potrebbe essere attribuito a un paese europeo e potrebbe essere attribuito all'Europa che con una voce sola parli nel consesso onusiano. Buongiorno Corrado. Devo dire che questa non è una proposta di oggi, è una proposta di tanto tempo fa, è una proposta di Conte piuttosto europeista. Insomma, nel paradosso dei paradossi, e questo non lo leggo molto bene sui giornali oggi, cioè l'europeista Macron, quello che ha fatto dell'inno alla gioia, della bandiera europea, il simbolo delle sue elezioni, vuole il seggio fatto tra amichetti loro dopo il patto di Aquisgrana tra francesi e tedeschi. E l'anti-europeista, il sovranista italiano Conte del governo giallo-verde vorrebbe all'ONU un seggio europeo. Se uno a un certo punto si potesse levare un po' sopra tutti questi discorsi, direbbe: ma ci state prendendo in giro? Cioè è ognuno che gioca una parte diversa in commedia. L'altra vicenda fondamentale sui giornali, bisogna essere un pochino, diciamo, ricordarsi le date, perché ovviamente l'Italia è scomposta nelle sue dichiarazioni nei confronti della Francia. La definirebbero Maverick, sembra un Boris Johnson che guida l'Italia e potrebbe diventare un Boris Johnson che guida la UK, sapete, quello un po' spettinato che a me sta molto simpatico. Ma comunque sia, quando dicono che siamo noi che abbiamo attaccato la Francia, beh, insomma, però bisognerebbe ricordare alcune cose. Le chiusure dei porti francesi sono nate molto prima delle chiusure delle porti italiane. La questione della Fincantieri, che oggi ricordano che ha comprato i cantieri di Saint-Nazaire, che sono francesi ma erano di proprietà coreana, la Corea aveva il maggior, diciamo, lo Stato coreano ne aveva la maggioranza e la Francia una piccola una minoranza. Arriva Fincantieri, rileva la parte coreana. Beh, ma chi è che blocca inizialmente questa operazione? E fu la prima operazione di Macron quando in Italia ancora non c'erano i cattivoni. E chi è, come giustamente nota oggi sul Sole Conte, a fare una volta che nasce questo grande campione europeo di Fincantieri con Saint-Nazaire, in cui hanno fatto tutti gli accordi, hanno dato grande potere ai francesi, gli hanno detto che non avrebbero cambiato gli stabilimenti, che avrebbero avuto i loro membri nel consiglio di amministrazione, quando gli italiani danno tutto il potere ai francesi in questa joint venture, peraltro a guida italiana che se lo meritava, cosa succede? Francesi e tedeschi, che hanno anch'essi dei cantieri che sono rimasti un po' dietro dopo questa fusione, fanno un ricorso all'antitrust europea. Sti paraculi! Allora io non voglio fare il nazionalista, non voglio fare il sovranista, però mi chiedo, ragazzi, però non diamoci le coltellate in pancia, perché non mi sembra che l'atteggiamento nei confronti di Fincantieri, nei confronti di tante aziende italiane comprate dai francesi, sia proprio quello, diciamo, sottomesso, come direbbe Houellebecq. La Francia, quando ha comprato marchi di moda italiano, grazie all'intelligenza dei proprietari delle due grandi società francese, Arnault e Pinault, ha mantenuto in Italia la produzione, l'intelligenza, gli artigiani. Ma non si può dire che questo sia avvenuto per tutti. Oggi, sul Sole 24 Ore, Paolo Bricco, magnificamente, racconta cosa sta succedendo in Parmalat. Vedete, Parmalat l'avevano messa dopo il fallimento di Tansy, l'avevano, altra coltellata in pancia che ci siamo dati, la prima azienda alimentare italiana, l'abbiamo fatta saltare, l'hanno messa in vendita e Intesa ha provato in tutti i modi la banca di piazzarla a qualche investitore italiano. Ce ne sono stati? Nessuno. Se li sono comprati i francesi di Lactalis, che fanno un culo così ai nostri allevatori e che delle 9 divisioni della vecchia Parmalat non hanno tenuta neanche una in Italia, anche l'ultima l'hanno chiusa, e hanno soprattutto messo manager francesi alla guida di tutte quante queste. Lo sta dicendo un sovranista? No, ce lo sta raccontando il Sole 24 Ore di oggi. Forse fanno bene, non ho dubbi che abbiano le loro strategie, completamente diverse dagli uomini della moda francese che quando vengono in Italia non fanno Carlo Magno, ma fanno giustamente Mazzarino, cioè cercano di tenere il DNA italiano, che è il vero motivo per il quale si vendono quei prodotti. Parmalat oggi lo trovate tutto, quindi sul Sole 24 Ore, e devo dire che, messo a contrasto alla sfida che l'Italia farebbe alla Francia, ci fa capire come i rapporti non sono, come dice oggi in un'intervista
alla stampa moscovici, i due paesi hanno i destini comuni. No, i destini comuni moscovici ce l'ha con i tedeschi e con gli italiani c'ha un atteggiamento di grandeur da anni per i quali bisogna subirlo, accettarlo, ma anche con intelligenza anche contrastarlo. Due presenti presidenti in Venezuela, secondo grande tema della giornata, perché il 35enne Guaidó, non so come cacchio si pronuncia, qualcuno mi aiuti, Guaidó, diventa, e da presidente del Parlamento che voleva essere chiuso da Maduro, si autoproclama presidente. Piace a una serie di paesi sudamericani che vanno dal Paraguay, l'Argentina, il Brasile, che deve essere sempre considerato di Bolsonaro quando viene raccontato, e la Colombia, e in più quello che conta viene, come si dice, accettato questo presidente, questo nuovo presidente opposto a Maduro, da Trump e dal Canada, cioè due uomini, uno più diverso dall'altro, perché sapete perfettamente che il cretien del Canada certo non ha nulla a che vedere con il duro falco, anche lui con il capello un po' spettinato, un po' ridicolo di Trump. Ma la cosa che mi è divertita di più è Zucconi di oggi, perché Zucconi oggi dice per sfuggire alla tagliola dello shutdown, cioè della chiusura degli uffici pubblici, cosa si inventa Trump? Beh, fa il colpo di Stato in Venezuela. E non è così. In Venezuela era guidato da una dittatura comunista caraibica, li stava mettendo tutti a morire di fame in termini letterari, aveva chiuso ogni velleità democratica, i nostri amichetti occidentali, i nostri Di Maio, i nostri Grillozzi, la sinistra, e in questo la sinistra e i Grillozzi sono molto simili, hanno sempre applaudito a Maduro, grazie al cielo che tutto il mondo non è fatto da loro e soprattutto grazie al cielo che qualcuno ragiona come oggi Mario Aiello sul Messaggero che ci ricorda che cosa sia Maduro e che cosa sia questi caudilli sudamericani di sinistra che non hanno nulla a che vedere, diciamo, con ogni tipo minima idea di democrazia. Polito oggi ci racconta sul Corriere della Sera che le opposizioni, Calenda e Berlusconi, stanno un po' rialzando la testa, ma non ce la fanno per un semplice motivo, che la parola populismo è un attacco a una cosa che evoca, come dice un grande sociologo americano, quando si parla dell'elefante uno pensa subito ai repubblicani, continuando a dire populismo, popolo uguale democrazia, beh, insomma si attacca a una cosa su cui gli italiani sono tutti convinti che sia cosa buona e giusta. Vi segnalo oggi che il deplorevole atteggiamento di Salvini e di Maio, oggi sapete da chi è condannato? Beh, da Bernard-Henri Lévy. Oddio, il deplorevole atteggiamento di Salvini, di politica estera, eccetera. Lévy, sei quello che ha firmato per Battisti, te lo ricordi? Coglione, deficiente, questo intellettuale dei miei stivali. Firma per un criminale, ma neanche un terrorista, un criminale in Francia, non se ne vergogna, a differenza del mio amico Vauro che ha detto ho fatto una minchiata, questo criminale che si mette, criminale intellettualmente ovviamente, si mette a firmare i manifesti, ma non 100 anni fa, 10 anni fa, per un assassino italiano e viene qua sul foglio a pontificare cosa ne fanno Di Maio, questi loro atteggiamenti, ma pontificasse sulle sue firmette. Andiamo avanti sulle questioni di giornata. Beh, stupendo, oggi la verità. Io oggi la verità, io adoro la verità, sapete che la leggo sempre con attenzione. Beh, oggi però, insomma, se voi ve la volete prendere con l'ex presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, che si chiama Riccardi, e che è stato fatto fuori dalla Grillo, e il modo in cui la Grillo fa fuori i suoi uomini e gli uomini della sanità è, diciamo, allucinante, allucinante, secondo criteri che sono quelli stabiliti da una specie di manuale, non Cencelli, ma investigativo su chi è più amico di quell'altro. Se tu hai operato previ, bah, non potrai mai fare nulla nella tua vita. Se tu hai una volta stretto la mano a Berlusconi, ah, sei bandito dagli ospedali italiani. Se tu una volta hai, non so, fatto l'occhiolino o sei passato per la Leopolda, sei una pippa. E questo è il criterio della Grillo. Ma in questo criterio della Grillo, cari amici della verità, non potete attaccare il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità dimessosi perché aveva come il titolo. Prende i soldi dalla grande multinazionale inglese GlaxoSmithKline. Sapete quanto ha preso questo signore dalla GlaxoSmithKline? Un rimborso spese di 427 euro. E lo scrivete pure. Ma ragazzi, io vi voglio bene, ma non facciamo il fatto, perché sennò siamo morti tutti, tutti, tutti. È un bellissimo giornale, ma state attenti. Buongiorno da Capoverde.
Dibattito oggi è quello sulle trivelle. Il ministro dell'Ambiente Costa dice: mi dimetto se fate le trivellazioni. Ovviamente non si tratta di trivellazioni, ma solo di esplorazioni fatte con metodi accettati in tutto il mondo per vedere se c'è il petrolio nell'Adriatico. Ma la cosa fondamentale è che oggi il Fatto, maliziosamente, ma ci sta, pubblica una foto di Salvini che aveva la maglietta in cui diceva sì al referendum contro le trivelle, che ovviamente non ebbe il quorum. E vi ricorderete che Carbone, parlamentare all'epoca renziano, disse ciaone, e da lì nacque tutta la polemica sull'atteggiamento arrogante dei renziani. Ma la cosa fondamentale sulle trivelle è che il Fatto fa vedere come abbia cambiato idea Salvini sulle trivelle, e bene ha fatto a cambiare idea rispetto a Costa, che è una specie di talebano che ha creato la sua carriera sputtanando tutta la Campania, perché tutti noi pensiamo che la terra dei fuochi sia tutta la Campania, una piccola zona ristretta, gravissima di criminalità. Ma le mozzarelle non sono verdi in Campania, sono buonissime, me le mangio, le adoro. Non esiste tutta la terra dei fuochi, non c'è tutti i pomodoro campano, non c'è tutta la verdura campana uccisa da questa specie di gigantografia della terra dei fuochi raccontata da Costa e da una certa stampa, come pubblicò benissimo sul Foglio qualche mese fa in un'inchiesta un giornalista che non si fa raccontare le balle. Ma ritornando al fatto che sputtana Salvini, vi dico, beh, insomma, se tu avessi dovuto fare quelle magliette su tutti quanti i tuoi idoli, Di Maio e Toninelli, beh, caro Foglio, caro Fatto, che non ne saremmo più usciti fuori. Landini diventa segretario della CGIL, da Lotta a governo, ce lo racconta Giannino, che dice: avevo detto che diventava segretario della CGIL. Stefano Feltri sul Fatto nota come con Landini alla CGIL ci sarà una sponda molto più forte alle politiche sociali del lavoro del Movimento 5 Stelle da parte della CGIL. D'altronde, l'economista di riferimento di Maio è Tridico, un comunista di Tor Vergata. Landini è un comunista sindacalista, ma comunisti non lo dico come lo direbbe Berlusconi, lo dico in maniera circostanziata. I due si troveranno davvero insieme. Brizzi prosciolto. E la cosa più bella della soluzione di Brizzi è stato archiviato, anche perché ci sono state le prescrizioni sulle sue querele. Ma cosa scrive il GIP? Non arriverete mai a leggerlo. Ciao al mio amico Paolo, che sta guardando ora, anche se è un po' in ritardo, un po' prima. Paolo, che stai a fare? Fatture elettroniche a quest'ora? Beh, che cosa dice il GIP sulla questione Brizzi? Vi ricorderete, scatenata dalle Iene e da queste ragazze che si rendono conto dopo anni di essere state violentate, molestate sessualmente dal regista. Dice il GIP: oltre ad averlo archiviato perché i tempi non c'erano sulle querele, dice, ma non è l'unico aspetto per il quale deve essere archiviato. Ci sono fondate riserve sulla rintracciabilità degli estremi di delitto di violenza sessuale. Cioè, non contento, il giudice non solo dice che ci sono errori formali, ma sono passati troppi anni, ma il punto fondamentale è che non ci stanno ste molestie sessuali, non le ha trovate, non ci sono, ci sono fondate riserve sulle prove e sull'esistenza di molestie sessuali, scritto dal GIP. Quindi non dite che è stato archiviato per i tempi, ma è stato archiviato anche perché era una grande balla il MeToo all'italiana. Feltri oggi, Vittorio sul Libero, spiega perché ha fatto il titolo di ieri: calano fatturato e PIL, ma aumentano i gay. La cosa non è piaciuta ai sacerdoti, come dice oggi Seinaldi, della politicamente corretto. In realtà il punto vero è che non si riesce a capire che cosa c'entri e come mettere in relazione l'una cosa con l'altra. Cioè, è semplicemente un titolo che non riesce a capire che c'entra il fatturato e il PIL con l'aumento dei gay. Non è chiaro. Sì, cala il fatturato? Sì, probabilmente sì. Cala il PIL? Beh, forse sì, calerà il PIL. Aumentano i gay? Non lo so, forse sì. Ma perché le mettiamo insieme? Domani possiamo dire che, non so, Porro è di buon umore e quindi